Italia da Asporto. Benvenuti ad una nuova puntata di Italia da Asporto. Oggi abbiamo un grande ospite, come potete ben vedere. Abbiamo con noi Sara Croce. Buongiorno, buonasera, dipende quando guardate, a tutti. Buonasera. Buongiorno e buonasera. Molto bene, grazie. Noi stiamo bene, tu come stai? Tutto bene, sì, normale, dai. Possiamo definirti modella professionista, sì, e personaggio televisivo, possiamo? Sì. Anche imprenditrice adesso, perché stai avviando nuovi progetti, quindi... Dopo ne parliamo. Esatto, no? Sì, parliamo anche quello, sicuramente. Allora, iniziamo un po'... Allora, innanzitutto il pubblico è abituato a vederci con le mascherine. Oggi siamo senza perché siamo praticamente tutti immuni, quasi tutti. Quindi prima puntata ufficiale senza mascherine. Allora, partiamo proprio dall'inizio. Sì. Si può dire che tu hai mosso i primi passi della tua carriera proprio qui a Glasgow, al Pavarotti. Il Pava, come si dice. Un locale molto in voga. In voga, sì. E oggi fai la modella. Quello che ha tante persone che vogliono iniziare a fare questo mestiere, la cosa che sfugge è proprio il passaggio intermedio, cioè dagli inizi, in cui magari inizi andando pure pagando il biglietto, no? E poi pian piano ti fai notare, a arrivare a lavorare con Paolo Bonolis. Cosa c'è di mezzo tra questi due passaggi? Allora, non è così facile, nel senso che ci sono tanti sacrifici, tante cose da fare prima. Io facevo prima, non è una vergogna dirlo, la ragazza immagine in discoteca. Da lì ho conosciuto un sacco di gente, un sacco di ragazze e insomma le conoscenze secondo me sono alla base di questo lavoro. E poi niente, ho fatto Miss Italia, ho fatto un concorso al Pavarotti, appunto. E poi mi sono iscritta all'agenzia di moda Brave Models a 16 anni e mezzo, 17. E niente, da lì è iniziato tutto. Ecco, io faccio un passo indietro perché, beh, non è un reato dirlo, ti conosco da prima, anche addirittura di quando sei diventata Miss Pavarotti. Noi abbiamo frequentato le medie nello stesso istituto e mi ricordo che tu già da ragazzina avevi delle velleità nel mondo dello spettacolo. Correggimi se sbaglio, no. Adesso magari mi tiro una sberla. No, sono sempre stata un po' esibizionista di mio. No, mi ricordo anche che stavamo organizzando nel lontano MSN uno spettacolo ispirato a High School Music, se non sbaglio. Sì. Mi ricordo sempre questa cosa, per farmi figo lo dico in giro, io l'ho fatta con Sara, stavo facendo questo. E, che bello, io adoravo fare tutti questi spettacoli. In diverse interviste hai anche detto che comunque da ragazzina ci sono state delle occasioni in cui non ti sentivi molto a tuo agio con il tuo corpo. Ci puoi raccontare magari qualche, perché no, segreto legato alla Sara prima del successo? Allora, diciamo che ho avuto un po' di momenti, no, voi di Glasgow probabilmente sapete tutta la mia storia, che non stiamo qua a dire, ma mi sono rimboccate le maniche, perché mi ricordo ero magrissima, proprio magra, tutti i ricordi, facevo quasi impressione, ma era costituzione, quindi non ci potevo fare niente, e ero piena di acne. L'acne invece mi ha dato tanti problemi, sia lavorativamente parlando che tutto il resto, e non è stato facile. Poi ho avuto un periodo che cambiavo capelli, ti ricordi? Sì, è vero. Tipo ogni 2 mesi facevo un taglio diverso sempre per il lavoro, quindi non so, caschetto, taglio corto, così, e non mi piacevo. E niente, passando gli anni ho iniziato ad andare in palestra e da lì la palestra praticamente mi ha salvato l'autostima, se si può dire, no? Mi ha salvato la vita proprio, perché sono cambiata e grazie a quella e all'alimentazione che poi ho iniziato a seguire sono diventata quella che sono oggi. Quindi volere potere, il mio motto, diciamo. Beh, diciamo un po' genetica, perché la genetica aiuta, anche però diciamo. Sì, una ragazzina che vuole fare entrare a far parte del tuo mondo, questo è un po' il messaggio. Sono 6 anni che faccio palestra 4 volte a settimana, non ho mai smesso neanche in vacanza, quindi ci deve essere proprio una motivazione di fuori. Un rigore, però. Sì. Perché tanti, sennò... cioè, tanti, lo sai anche tu meglio di me, quello che fai tu non lo vedono proprio come un mestiere, non pensano ci sia sacrificio, pensano che uno va... Tu ti svegli a mezzogiorno, poi vai allo studio televisivo, fai una mezz'ora intensa, poi torni a casa e magari ti sbronzi pure. E invece non è affatto così, è tutto contrario. Ascolta, abbiamo un attimo accennato all'esperienza in Mediaset che stai tutto riconducendo. Hai fatto un'altra grande esperienza, che è stata quella di Miss Italia, giusto? In cui 2017, sei arrivata quarta. Ce la vuoi un po' raccontare, magari qualche aneddoto? Allora, 2017 mi ricordo che ho detto, era il mio anno dei concorsi. Perché a gennaio ho fatto Miss Reinado del Internazionale del Caffè, che è
concorso in Colombia. E allora gli ho detto, vabbè, mi è piaciuta l'esperienza, andiamo a farlo anche in Italia. L'ho fatto a settembre e è stata una bellissima esperienza che mi porto nel cuore, perché ho conosciuto due delle mie migliori amiche di adesso, che sono Francesca e Martina, e quindi direi che l'esperienza è stata bella per quello. Per il resto è stata dura, perché comunque sono 20 ragazze che vogliono arrivare a un obiettivo e quindi, sai... Cioè il clima, sì, il clima è quello, però alla fine è bello, cioè, divertente. Cattiveria agonistica. No, cattiveria no, ma alcune cioè, sì. Il famoso luogo comune della fine dove la miss sconfitta abbraccia, c'è un po' questa cosa che si vive, oppure c'è un po' di gioco di squadra anche? No, c'è gioco di squadra, certo, alla fine ovviamente tu vuoi sempre vincere. Sei lì per quello, però poi... Ecco, è andata bene anche così. Sempre a proposito di televisione e di Mediaset, dove tuttora lavori, il grande boom, immagino, anche per quanto riguarda il tuo lavoro di influencer, è stato l'approdo a Ciao Darwin come Madre Natura. Sì. Com'è stata quell'esperienza? 2019, due anni fa. Allora, è iniziata tutto come un gioco, nel senso, Paola mi chiama, vai al casting, io dico, vabbè. Eravamo lì in 2000, c'è tantissime ragazze, c'era lì la Madre Natura di 3 anni prima, che era la Paola Di Benedetto, mi ricordo, e lei era lì a fare l'intervista, no? E mi ricordo che la guardavo per dire, mamma mia, cioè, capite? E niente, arrivo lì, faccio il mio casting praticamente in intimo davanti alla telecamera, mi dico Sara Croce, mi presento e tutto, e c'era la ragazza che faceva il casting che si chiama Maria Pia, che adesso è una mia grandissima amica, una persona speciale, e basta, faccio, ciao, me ne vado, fine. È molto veloce, poi mi richiamano e mi vogliono vedere per il callback, quindi torniamo da tipo 2000 persone a 28 a Roma, quindi ci truccano, ci mettono il costume di scena eccetera, e facciamo la prova. Quindi tu immaginati 28 ragazze lì una a una a scendere le scale, davanti l'ultima cena, Paolo in mezzo, Sonia la moglie, Marco Salvati l'autore, il regista Cenci Roberto e tutta il produttore, autori, insomma. La prima volta che lo vedi, ero così. Non te l'avevano detto che c'erano loro? Sì, cioè, dovevo immaginarmelo, però proprio al primo impatto sono rimasta un po' scioccata. Quindi la musica di Madre Natura, loro davanti che mi guardano e mi giudicano, perché e io scendere le scale che poi ho paura di cadere, perché quello è coi tacchi e tutto. Ok, finisce questa prova, vado fuori, no? E chiamano 8 ragazze e non c'era il mio nome, quindi ho detto vabbè, non mi prendono. Allora lì così, un po' triste, no? E poi alla fine sento, ah, è anche Sara Croce. Io, come nei film, sì, sì, ti giuro, cioè io ero proprio lì tutta svaccata così, vabbè, tanto non mi prendo, ormai è finita. E fa, ah no, c'è anche Sara Croce, proprio l'ultima, allora corro via, vado. Eravamo lì in 9, ci fanno, allora, eravamo lì in 11. 9 di voi saranno Madre Natura e 2 le riserve o qualcosa del genere, no? La riserva, sicuro. Allora vado via e poi mi chiama Paola, guarda, ti hanno preso, lacrime, gioia, eccetera. Arriva il momento e mi ricordo la prima prova generale, sento praticamente, hai una scala davanti, poi sali e poi scendi quando ti vedono, no? Prima di salire mi sono messa a piangere, sai quando è proprio l'ansia così? Sì, e poi è andata malissimo, insomma, per cadere. E poi al momento di registrare, mi ricordo prima di salire le scale, c'era Paolo vicino a me, fai dai forza che ce la fai, e poi è salito, lui ha fatto la presentazione e tutto e ce l'ho fatta, non ho anche sbagliato nulla. Proprio quasi come nei film, manco a farlo apposta, sei stata, si può dire, la Madre Natura più apprezzata di quella stagione, tanto guarda, che sei andata poi a co-condurre, se non sbaglio, l'episodio finale. Sì, l'ultimo. Guarda, l'italiano è patriottico quando vuole, nel senso che in questo caso ero l'unica italiana e quindi probabilmente c'è stata quest'unione, poi solo per questo. Beh, è troppo umile, secondo me è anche altro. Sì, vabbè, ma secondo me ha aiutato anche il fatto di essere... Sei stata empatica magari, no? Sei piaciuta anche per quello. Sì, forse anche perché sono stata l'unica che ha sorriso all'inizio, esatto. No? E me l'aveva detto Paolo, perché io ero lì tutta seria, come le Madre Natura, tutte così, fa, no, sorride, io, ah, unica, vabbè, ok, e probabilmente anche quello ha portato un po' di empatia in sicuramente, più. Sicuramente. Allora, parliamo di un tema molto, molto serio. Tu sei un influencer,
hai quasi 1 milione di follower su Instagram, se non ho controllato male. Sì. E questa è una cosa che porta ovviamente dei vantaggi, perché poi ne puoi fare un lavoro, già lo puoi fare con 10.000, figuriamoci con 1 milione che lavoro puoi farci dietro. Però inevitabilmente nella società dei social siamo tutti esposti a insulti da chi non conosciamo nemmeno. Certo. Tu come vivi questa esperienza con l'hating, con i leoni da tastiera? E se vuoi mandare un messaggio, perché vabbè, tu hai una carriera affermata e tutto, però spesso ci sono dei veri e propri episodi di bullismo digitale in cui persone non famose, certo, semplici studentesse, magari vengono prese di mira e costrette a cambiare scuola o addirittura città. Allora, questo è un tema molto ampio. Io, per quanto riguarda i leoni da tastiera, ormai non ci faccio neanche più caso. La cosa che mi dispiace è che l'influencer o comunque la ragazza più seguita dicono che se lo deve aspettare perché è seguita, quindi tu è normale, no? Invece sì, non è normale, perché se, scusate il francese, sei un coglione che insulta, sì, rimane un coglione che insulta, sì, cioè non è normale. Quindi io, in base alla mia esperienza, io rispondo a tutti gli insulti, e infatti quando rispondi nessuno mi contrattacca, capito? Nuovo, sì. Se sbaglio e mi insulti non chiedo scusa, perché sono la prima, perché nella mia vita ho sbagliato sicuramente, ma finché io non faccio nulla di male a nessuno, non capisco il motivo per cui mi debbano insultare. E mi insultano perché donna oggetto, siamo nel 2021, si lamentano se ci sono le donne col burka, ok? E io, quando ho una libertà di esprimermi, che posso liberamente vestirmi come voglio, non posso farlo? Eh no. Allora, certo, qui c'è un problema di fondo. Poi non c'è educazione, non c'è rispetto. La donna, se si sveste, è puttana. Non è puttana, si possono dire le parolacce, quindi. Sì, ma ricordiamoci di mettere i contenuti espliciti dopo, sennò ci devo. O non adatto ai bambini. lo mettiamo, non è un problema. Vabbè, sentiti libera. La donna non ha poco di buono, tutte queste cose qui. Io nel mio piccolo cerco ogni volta di fare una mini polemica, perché se mi seguite capite che sono un po' polemica su questi argomenti, ma non... 900.000 persone, come fai a... Certo. Cioè, poi sicuramente no, 70% mi seguono, forse il 90%, perché sono carina, no? Non per i miei contenuti, però io poco a poco cerco di... Poi, anche lì, quando inizio a mettere una roba di... non politica, però un mio pensiero... Sociale, magari. Un mio pensiero sociale, un mio pensiero su un argomento... Insulti, perché però se non, esatto, sia mai che una modella può avere qualcosa sul sociale. Fai la modella e stai zitta, cioè questo è quello che mi dicono più spesso. E magari sono gli stessi che ti dicono: ma sei una ragazza oggetto. E sei una ragazza oggetto e non fai nulla per far vedere che sei intelligente. Che se ti vedono fanno una foto con te, certo, perché poi alla fine il fenomeno è tutta un'ipocrisia. Esatto, purtroppo esatto, è questo. Quindi niente, se sto zitta devo parlare, però se parlo devo stare zitta. Questo è il riassunto. Certo. Però io parlo lo stesso. E invece episodi proprio. E a volte parlo troppo e dovrei stare zitta. Magari quando eri più giovane, un po' meno famosa, episodi di bullismo ti sono mai capito? Guarda, allora. O di qualche stalker o qualcosa. Stalker dopo. Bullismo. sì, sempre per l'aspetto fisico, ma sì, pensandoci non. Cioè, è ridicola come cosa. Sì. E poi penso che tipo verso le medie, inizi superiori, i bambini siano cattivi. Sì. Cioè, i ragazzi sono cattivi, ma io sì, per prima probabilmente. Sì, siamo sì, proprio dei cattivi. Forse per i film che guardavamo, non lo so. Cioè, tipo Antonella del mondo di Patti, no? Che bullizzava, non lo so. Cioè, è una cattiveria inaudita, ma ancora oggi. Io vedo anche tanti insulti che mi arrivano, sono da 2006, 2007. Mm, sì, è l'età forse in cui non si ha ancora la maturità. Sì, sì, ci sì, si sente però già grandi, quindi sì, si martella. Onnipotente, capito? Perché nessuno sì, ti dice niente. E invece no. Ecco, io rimanendo sul tema, sempre un tema, diciamo, abbastanza serio, però sempre un tema che... Voglio fare un parallelismo tra la tua persona e la personalità che sei a livello televisivo, perché poi tu interpreti un personaggio, certo, anche nella trasmissione. È bene anche specificare questo, sì, no? Esatto. I leoni da tastiera, cioè è non una vado parte. Non vado in giro così di solito. Ecco. Sono vestita. A me piace far emergere anche, perché ti conosco, perché ti seguo, la tua personalità, il tuo carattere, la persona che sei, perché... Tu sei stata una studentessa tra l'altro molto brava, sei uscita molto bene dalle medie, mi ricordo hai fatto il liceo in maniera egregia, adesso studi all'università, cioè hai una carriera anche professionale alle spalle. Meno anche male. Questo è bene ricordare i leoni da tastiera. Sì, sì, ecco, diciamo che io voglio ricordare a tutti che comunque sono una ragazza di 22 anni. A 22 anni i ragazzi cosa fanno? Studiano e fanno dei lavori. Io ho l'unica fortuna che ho, comunque la costituzione eccetera,
è avere un bel lavoro, sì, che mi porta visibilità, fine, perché per il resto sono una ragazza normale che ha degli amici, che esce la sera, che si ubriaca, che si diverte, che vive, e sono una ragazza normale. E poi per quanto riguarda la scuola, sì, devo dire che alle medie devo ringraziare i miei professori perché erano bravissimi, ti ricordi da Castori? Sì, un saluto alla professoressa Castori se ti segue. Esatto. E alle superiori un po' meno, e l'università ho deciso di continuarla specialmente perché me la pago da sola, no? Sennò probabilmente l'avrei già lasciata per tutti i, come si dice, i progetti e le cose, sì, che avevo, però adesso sono, beh, anche pronta ad andare a... No, però la voglio, la laurea. Formazione dietro? No, proprio... A 360 gradi? Sì. Mi sono posta questo obiettivo, se la finisco in 3, 4, 5 anni non mi interessa, ma voglio una in laurea. Cosa si può dire? In cosa relazioni pubbliche e comunicazione d'impresa. Ah, okay, quindi sì, quindi pubblicità, ambito, marketing, tutte quelle cose lì. Beh, allora direi che ci colleghiamo perfettamente alla domanda che viene scaletta dopo, perché tu stai avviando una tua attività come imprenditrice, esatto, anche. E non digitale, proprio imprenditrice fisica, stai lanciando la Camos, che è una linea di costumi, mm-hmm, vuoi parlarcene? Sì, si chiama Camos Collection, è una linea che adesso è per costumi, poi vedremo, magari si andrà in intimo, tute o qualcosa del genere, comunque per ora è solo costumi, faremo un lancio di, non posso neanche dire quanti modelli, a giugno, sperando al mio compleanno il primo giugno, ma vediamo. E niente, sono tanto contenta perché comunque è un prodotto made in Italy, è un prodotto molto buono, è da indossare, comodissimo, poi sono proprio belli, sono proprio costumi studiati che ci metteremo noi, quindi come noi ce la metteremo magari altre ragazze, certo, no? E volevamo insomma fare questa linea anche perché siamo delle ragazze che vogliamo un po' tornare a un passo indietro, un po' più di naturalezza, perché ormai stiamo diventando un po' finte, un po' fake, allora un passo indietro e esprimerci in un altro modo, ecco. E invece, sempre rimanendo nelle tue velleità, nelle tue propensioni future, hai un programma televisivo che vorresti fare? Oppure vorresti sfruttare un campo più che un altro? Che ne so, sarebbe bello per te fare una conduzione? Beh, oppure andresti più sul mondo dell'imprenditoria e dei social media? Io farei tutto, se potessi fare qualsiasi cosa. Più di tutto, cioè una cosa che vorresti fare di qui ai prossimi anni? Che sogneresti magari per implementare? Guarda, il mio sogno è andare in America a fare qualcosa in TV. Questo è proprio il sogno della vita, però anche lì bisogna vedere. È un milione di follower, insomma, parti da una bella base. No, sì, in Italia mi piacerebbe fare qualche programma, però devo capire bene perché, se, sai, non so se vorrei passare prima da dei reality, cioè, poi mai dire mai, perché nella vita magari io domani cambio idea, vado a fare un reality, magari Pechino Express lo farei subito perché è una bellissima esperienza, non so se avete presente. Sì, certo, un po' reality e reality, esatto, e Ballando Pechino con le Stelle lo farei più per famiglie, sì, diciamo, sì, famiglia, anche Ballando con le Stelle, sì, poi più, sì, lo guardavo, sì, da piccola con i miei nonni. Per quanto riguarda la conduzione, è lunga la strada, comunque bisogna studiare, poi c'è tanta concorrenza, sarebbe una bellissima cosa. Intanto sto buona nel mio e faccio l'imprenditrice per ora. Beh, io la butto lì, se Bonolis un domani dovesse condurre Sanremo, chissà mai... A Valletta. No, vabbè, ma anche co-condurre, no? Cioè, speriamo. Sarebbe proprio un bel risultato, però insomma la strada... Sì, che non partiamo dal sogno del cassetto. Cioè partiamo bene, assolutamente. Allora, vuoi dirci un po', sempre stando nella parte un pochino più personale, qual è il ricordo più bello che hai finora della tua carriera? Carriera? Beh, sicuramente il boom, no? Cioè passare da essere una ragazza normale, lo sono anche adesso, però da una ragazzina che lavoricchiava così a lavorare seriamente, comunque avere anche una visibilità importante, uh-huh, e lì è stata una bella soddisfazione, devo dire, e poi anche tutte le esperienze che ho passato insieme al team di Bonolis, eccetera, anche facendo la Bonas dietro le quinte, ci siamo divertiti tanto. Tu adesso tuttora cioè, però ci divertiamo tanto, sì. Ho visto che quando ti facevo questa domanda è un attimino tentennato e hai pensato carriera. Quindi mi immagino c'è un momento anche al di fuori della carriera, ma un momento soprattutto più bello in assoluto. Ah beh, quando io mi ricordo tipo vacanze 2019, il momento più bello della mia vita. Beh, sembra preistoria, no? Ora. Forse anche per quello che è il momento più bello. Proprio libera, cioè mi divertivo, migliori amici, ero single.
Bellissimo. Amore, scusa. Attualmente sei impegnata? Sì, sì, con Gianmarco e lui di Capri. Sì, sì, seguo, siete proprio, state proprio bene. Si vede che siete felicemente fidanzati. Non voglio portare sfiga, ma secondo me ci sposiamo. Annuncia, cioè, no, non adesso, in un futuro. No, però non l'ho mai detto a nessuno. Allora, va bene, annuncio shock. Ci aspettiamo l'invito dopo questo. Certo. Esatto, dato che siamo in chiusura, sì, la facciamo breve ma intensa questa intervista. Beh, l'annuncio è venuto così, in maniera improvvisata e improvvisa. Però io vorrei lasciarti anche con una scommessa. Vai. Cioè, una scommessa, una promessa forse. A 1 milione di follower, qualcosa che coinvolga Italia da Sport. Non so. Vedi tu un tag, una collab. No, la sto improvvisando. No, lo facciamo. Possiamo fare anche tipo delle dirette. Qualcosa dai, una diretta a 1 milione di follower. Una diretta. Dai, chiudiamo. Ma una di quelle divertenti. Una di quelle che proprio andiamo, cioè, a gamba. Proprio shock, come dovete chiedere qualsiasi cosa. Va bene, le cose più imbarazzanti. Beh. C'era tipo solo per un giorno le foto, una cosa del genere. Beh, facciamo le cose più imbarazzanti. Quelle di noi per un giorno il profilo di Instagram. Non ho più un lavoro, ragazzi. No, ringraziamo. Italia finisce qua. No, ringraziamo di nuovo Saga, ricordiamo, puoi chiedere di iscriversi al canale. Iscrivetevi al canale, lo faccio subito adesso quando prendo il telefono, perché io non mi sono ancora iscritta, devo dire la verità. È l'ultima settimana in cui risichiamo le 200 visualizzazioni, dalla prossima prossima punta. Se fai fare il punto davvero ti dobbiamo qualcosa a vita, un caffè. Anzi, per me, una crema al caffè. Quando ci chiama Riccardo Filippo ci portate una crema al caffè. Esatto. Dunque sei di portare la crema al caffè. Grazie Sara, è stata una piacevolissima intervista. Ci sentiamo venerdì prossimo, sempre con una Italia nuova da Sport. Puntata di Italia da Sport. Ciao. Italia da Sport.